Buonasera, bentrovati. Ricominciamo questa settimana, l'ultima settimana del mese di aprile. Diciamo che un mese, quello che si sta chiudendo, è veramente catastrofico. La settimana scorsa, lunedì scorso, siamo usciti fuori con questa bandiera della pace, ma proprio per la catastrofe, l'ecatombe, tale ci è sembrata, che si è consumata nella traversata del Mediterraneo. 700, 800, 900 morti, non si sa bene perché poi qui i numeri girano, ma anche una sola vita umana è sempre una tragedia. E là rassegnavamo quando, lo sconforto, diciamo, di vedere tutte queste traversate di disperate che non riescono a toccare neanche le sponde di una costa per cercare di avere un lembo di terra per trovare la serenità e un po' di tranquillità. Ecco, neanche il tempo di digerire questa catastrofe, che poi si perpetuano anche giorno dopo giorno, dovremmo essere ogni giorno a seguire praticamente le cronache di questi traversamenti. E vabbè, ma questo abbiamo tempo, tanto è sempre la stessa solfa ormai che questo tragico questo tragico accadimento di questo terremoto in Nepal con migliaia e migliaia di morti. Ma io dico, ma veramente il buon Dio deve sempre, non ha un occhio di attenzione per le situazioni dei più disperati, perché poi sembra quasi un rivalersi, disperazione, è come se disperazione chiamasse disperazione. Una cosa che mi arrovella il cervello in questi giorni, della serie dice: ma non sei contento? No, sono contento sì, ma per quale motivo questo accanimento praticamente su situazioni che già di per sé sono notevolmente flebili, notevolmente deboli, ecco, situazioni che veramente c'è un accanimento e che il buon Dio veramente rassereni un po' questo spirito sull'umanità che veramente ogni giorno non fa altro, anche noi che tutto sommato abbiamo poco da lamentarci guardando questi disastri, no? Seppur nelle nostre disgrazie che ci sembrano veramente paragonate ad altri, c'è la Sicilia, siamo l'ultima nazione o l'ultimo stato d'Europa e compagnia, ma chissà quanti oggi ambirebbero a stare come stiamo noi praticamente. In questi ultimi due esempi che ho citato, di catastrofe che si consumano. Però la vita dice che va avanti. Va bene, cerchiamo di fare del nostro meglio e guardare al nostro, ma non perdendo mai di vista quello che ci circonda, perché le disgrazie degli altri, quello che ci circonda, può essere lo sprono per cercare di fare meglio, per cercare di farci bastare quello che abbiamo, diciamo, e di condividerlo al meglio. Va bene, passiamo all'argomento della serata. Apriamo questa trasmissione al solito, continuando ad avere presenti consiglieri comunali, anzi no, già ex consiglieri comunali, che hanno votato il 22 aprile scorso, allo scoccare della mezzanotte, hanno votato la mozione di sfiducia e quindi hanno liberato la città di un giogo che indubbiamente ormai la corda era rotta. Erano 3 anni di amministrazione con tutto quello che registriamo un momento per momento. Benvenuto a Luigi Failla, al dottor Luigi Failla, a Luca De Caro, buonasera, grazie di essere qui con noi. Mario Polizzi, buonasera. Già consiglieri comunali, tutte e tre hanno votato la mozione di sfiducia. Tra l'altro il dottor Failla era presidente della prima commissione, ma decade pure quella, non c'è più neanche quella, giusto? Ah no, io vorrei fare un ricorso. Pure tu, non ti vuoi rassegnare? No. Fallo come vuoi. Vabbè, e quindi dicevo, stiamo dando l'opportunità ai diversi consiglieri comunali perché possano, ecco, rendere partecipe i propri cittadini, i propri elettori, delle proprie posizioni, delle proprie scelte, come sono maturate, in particolare, non tanto manco stasera, ma Luca De Caro è uno dei protagonisti di
che all'epoca si fecero, posso dirlo di lui, in 14 per avere l'elezione del sindaco che sosteneva 3 anni fa. Addirittura per certi versi lo ha sostituito durante la campagna elettorale, nella fase del ballottaggio, perché ora magari a distanza di tempo, posso dirlo con cognizione di causa, non aveva gli elementi per potersi autopromuovere per il programma che era stato predisposto, e quindi trovò buon sostituto nella figura e nella verve, nella capacità, nella conoscenza anche delle tematiche che si affrontavano, del buon candidato all'epoca del Consiglio Comunale, Luca Failla, il quale appunto dovette Luca. Fare... Luca De Carlo. Luca De Carlo, cosa ho detto? Failla. No. Vabbè, non poteva mancare stasera. Luca De Caro è qui. Luca De Caro sì, che lo ha sostituito anche nelle fasi di campagna elettorale in sostituzione del candidato sindaco. Ma andiamo con ordine. Mario Polizzi, anche a te buonasera. Chi vuole cominciare? Chi vuole cominciare? Luca De Caro. Un a caso, come parlavo di te, diciamo, ecco, per essere più... sei stato uno che dal primo momento hai sostenuto, diciamo, quella candidatura a sindaco, questa esperienza fatta da 3 formazioni politiche, diciamo, all'epoca si dicevano municipalistiche, diciamo, ecco, che comunque ti hanno visto protagonista principale di questa campagna elettorale, sei stato il frontman di questo candidato a sindaco. Prego. L'ho visto più in televisione forse, ma nella Prego. Città eravamo abbastanza presenti. Ma in televisione, sai, influiva tanto. Tutti in maniera abbastanza coerente e in maniera corretta, che qualcuno ne dica oggi nella campagna. E ti dirò di più, cioè, il giorno in cui abbiamo votato la sfiducia, io mi sono rivisto quel programma quella volta in cui venimmo qua il 12 maggio con il sindaco Nicola Bonanno, l'assessore Ravalli e l'assessore Rampulla, ne ho designati all'epoca, perché volevo rivedere lo spirito che ci aveva contraddistinto in quella campagna elettorale, che era una campagna elettorale che ci aveva davvero dato parecchia energia, avevamo messo parecchie aspettative in quella campagna elettorale. E più lo rivedevo, più aumenta in me il senso di delusione di questi 3 anni che c'è. Infatti, se mi permetti, Pino, io non volevo semplicemente spiegare ciò che è stato nella mia votazione. Io sinceramente vorrei proprio, non dico fare una lettera aperta, ma proprio parlare con Nicola, proprio col sindaco Bonanno, perché il senso principale che noi, proprio il sentimento principale che io ho dentro e che come ce l'ho io, c'erano molte delle persone che hanno creduto in questo progetto, è la delusione. La delusione verso delle aspettative che avevamo riposto in te, Nicola, parlo, mi rivolgo a te, aspettative che avevamo su un disegno, su sogni che avevamo detto alla gente e che ognuno di noi aveva dentro. Ricordo ancora nottate in cui facevamo, qua c'è anche accanto a me Luigi, nottate in cui abbiamo fatto un programma elettorale che sognando una Caltagirone diversa, vi ricordo che parlavamo di città europea nei vari comizi. Ci aspettavamo una partecipazione diversa, un maggiore coinvolgimento diverso verso la cittadinanza. La delusione nasce proprio dal fatto che avevamo descritto una partecipazione nella città e con la città diversa nella fase di progettazione di quello che dovevamo realizzare e nei processi decisionali che dovevamo fare. E invece di colpo ci siamo ritrovati un sindaco che ha chiuso tutti i rapporti non soltanto con le forze politiche, questa anche qui poi avremo modo di disquisire su questo, ma soprattutto che ha chiuso i ponti di comunicazione verso la città. È un sindaco che mi viene a dire, non è stata colpa mia, mi sono ritrovato questa situazione, non è il sindaco che noi avevamo scelto. Noi volevamo un sindaco che ci venisse a dire sì, questo non è un problema che ho trovato, che ho portato io, è un problema che ho trovato io, ma è un problema che io ho risolto.
E invece ci siamo ritrovati con un sindaco che ha soltanto iniziato a dire: questa non è colpa mia, è colpa dei precedenti. Sì, ma qual è la soluzione che tu hai portato? Perché molte situazioni noi già le conoscevamo. Tu parli di trasparenza e parli di legalità a noi, quando nella trasparenza tu dovresti spiegare tantissime cose, dovresti spiegare quali sono i percorsi decisionali che ti hanno portato a azzerare 3 giunte e a rinominare i nuovi assessori. Dovresti spiegare quali sono stati i processi che ti hanno portato a scegliere questi assessori. E se andiamo a vedere la genesi delle 3 giunte, sono giunte che tu dici oggi che sono state giunte che ti hanno fatto che tu sei stato punito perché hai tagliato i rapporti con i partiti. Ma vogliamo essere seri, vogliamo essere onesti anche qui nei confronti dei cittadini, o vogliamo ancora continuarli a prendere in giro? Se tu leggi nomi e cognomi degli assessori, sono palesemente indicati da partiti o comunque che hanno un legame con riferimenti partitici. L'ultima giunta forse non ha un legame con i partiti, ma ogni singolo consigliere, ogni singolo assessore ha un legame diretto con un esponente di partito, che è la stessa politica che tu annunci e dichiari che è la cosa più vecchia e più brutta e che è quella che ti ha fatto fuori. Io non riesco a capire davvero quali sono stati i tuoi processi decisionali. Non riesco a capire come hai avuto la forza di iniziare a allontanare prima la gente che ti aveva aiutato a costruire. Non parlo soltanto a livello personale, ma parlo di tanta gente, e qui ce n'è 2 su 3 che hanno messo non soltanto la faccia, hanno messo il cuore a parlare con la gente, a dire: è venuto il tempo di cambiare, attraverso un percorso di condivisione della città diverso, attraverso un livello però qualitativo dell'azione amministrativa che rimanesse alta, anzi che doveva superare quello che fino a ieri abbiamo avuto. Parli di trasparenza e parli di legalità quando, tra virgolette, parli di scoperchiare che ti abbiamo buttato giù, quando tu stavi iniziando a scoperchiare delle pentole. Io mi chiedo: quali sono queste pentole? Quali sono i processi che tu volevi, stavi scoperchiando? E da cittadino qui te la faccio la domanda che mi è venuta spontanea appena ti ho sentito dire queste cose: ma perché non le denunciate prima? Ti abbiamo scelto per questo. Quali sono i ricatti e chi ti ha fatto questi ricatti e perché non l'hai denunciati prima? Sono passati 3 anni e in 3 anni tu ora tiri fuori queste questioni? Parli di strani giochi quando tu ti sei scelto come assessore al bilancio un consigliere comunale che ha votato tutti i provvedimenti amministrativi delle precedenti amministrazioni. Io questo non lo capisco, questo è molto incoerente. Questo è quello che io non riesco a capire. Tu parli di voler rompere gli schemi verso la città, verso i sistemi politici, quando fino a ieri sei stato tu stesso a sceglierteli. Io davvero continuo a avere difficoltà a... capisco che tu debba giustificare la rabbia che hai dentro. Ma ti dico di più: la rabbia ce l'abbiamo noi che ti abbiamo sostenuto. Noi abbiamo rabbia nel vedere che tu parli di trasparenza quando, tra virgolette, vorrei chiederti a questo punto, visto che stiamo parlando di trasparenza, che tu possa spiegare quali sono state le scelte che ti hanno, per esempio, portato a fare bandi sull'immigrazione, a ritirarli e poi a ripresentarli. Ti chiedo a questo punto, a che ci sei, di parlare mentre stiamo parlando di trasparenza, anche a spiegare com'è che nel patto dei sindaci che hai presentato in Consiglio Comunale era scappato qualche sportello a qualche cooperativa sociale che, guarda caso, aveva dei riferimenti, parlando però di energia solare, di finanziamenti all'energia solare. Sono tutte situazioni che ti chiediamo a questo punto di chiarire. Se vuoi fare un ragionamento di trasparenza, fallo pieno. E devi spiegare però anche perché, quali sono stati tutti i processi che ti hanno portato ad arrivare a questo punto, a non aver realizzato soltanto un punto, solo uno, dici soltanto un punto dell'ordine del programma amministrativo che tu hai presentato. E non mi venire a parlare che tu hai risanato il bilancio, perché non spendere non è risanare un bilancio, è levare quel poco ossigeno che la città aveva. Perché tu, insieme a non spendere un solo euro nella nostra città,
Non hai posto neanche una qualsiasi azione che doveva riuscire a sanare o a cercare di dare respiro alla gente o alla città. Non hai fatto un'unica azione né verso i commercianti, non hai fatto un'unica azione verso il programma turistico per poter dare sfogo. Hai soltanto vissuto di rendita. E questa è l'azione amministrativa che tu volevi, e questa è la rivoluzione che tu volevi fare? Sceglierti i singoli consiglieri che ti sono venuti a fare giunte e che ti hanno sorretto relativamente per qualche mese la tua azione amministrativa? E questa è l'azione che tu volevi, il sindaco l'immagine di sindaco che tu volevi realizzare? Secondo me, secondo noi, non è questo il sindaco che noi volevamo. E noi abbiamo scelto congiuntamente il fatto di votare la sfiducia, perché tu di fatto, noi ti abbiamo sfiduciato il 22 di aprile, ma la città già ti aveva sfiduciato per tempo. E quando tu mi vieni a parlare che tu sei andato nelle case dei cittadini a discutere, dimmi chi sono questi cittadini, perché di fatto ognuno di noi mentre camminava per strada diceva la domanda ricorrente che c'era, ma per parlare con questo sindaco che dobbiamo fare? Ciò che è evidente, caro Nicola, che è della rabbia che ognuno di noi ha, che hai buttato al vento una delle occasioni più grandi che la città di Caltagirone abbia mai dato a qualcuno. Il 70% degli elettori, ben 13.500 voti, non sono stati minimamente ripagati, e lo dicono i numeri, quelli reali della tua amministrazione. Tre giunte con ben 18 assessori cambiati, tra l'altro molti di questi dimessi, non che tu hai cambiato, si sono dimessi, cioè se ne sono andati. Quattro ragionieri generali, tre segretari generali, due consulenti economici, zero bilanci approvati e ben tre bocciati dal Ministero dell'Interno. Questi sono i reali numeri che noi dobbiamo dire. E se non ci sono strategie dietro, perché a sfiduciarti non è stato chi veniva dagli anni passati, a sfiduciarti sono stati ben 8 consiglieri che erano stati accanto a te, perché un altro risultato che tu sei riuscito ad avere è che da una maggioranza bulgara sei passato a una maggioranza misera in termini numerici, non in termini qualitativi, perché rispetto a ogni singola persona che convintamente o meno convintamente ti ha sostenuto. 10 sono i consiglieri che ti sono rimasti, di cui 3 assessori. Anche di questo fatti una domanda. E se vorrai, noi siamo pronti a sentire queste tue spiegazioni, purché tu abbia soltanto un ultimo dovere, tu lo senta dentro, perché come persona che sei, sii trasparente davvero, sii onesto con te stesso. E smetti da parte la presunzione e l'arroganza che ti ha politica, che ti ha contraddistinto in questo periodo, non ascoltando nessuno, essendo convinto che la politica venisse fatta perché qualcuno ci comanda. Non sei l'unico che può guardare in faccia i propri cari, Nicola Bonanno, ma tu a noi devi guardare in faccia, perché con noi avevi preso un patto, con noi avevi fatto delle promesse. Io posso guardare in faccia tutti, io posso guardare in faccia anche te, perché in faccia ti ho detto quello che non ne andava e quello che dovevamo fare. E l'unica risposta che abbiamo ottenuto, almeno, ma è una cosa costante nella città, è stato sì, forse lo facciamo. E il risultato era che poi di fatto veniva tutto, ogni cosa era smentita. Io non rinnego le responsabilità che mi sono preso, sono pronto a riprendermele tutte le responsabilità. Ti chiedo di fare la stessa cosa. Spero che le azioni e le parole che ci siano in giro, queste su un tuo possibile ricorso, siano soltanto un comprensibile pensiero tuo nella rabbia che hai. Ma la rabbia deve partire da una autoanalisi. E l'autoanalisi, se l'autoanalisi è che hanno sbagliato gli altri, e allora siamo punti a capo. Allora può darsi che noi in tronca abbiamo sbagliato 3 anni fa e probabilmente abbiamo fatto benissimo ora a sfiduciarti. Non ho altro davvero fino da dire, perché erano tutte domande, tutto quello che avrei voluto dire in questi 2 anni a Nicola Bonanno. Domande che avrei voluto, a cui anche se è capitato che fatte io ogni mattina partivo per andare a lavorare, a farmi 300 chilometri per andare a lavorare, ogni mattina c'era una telefonata costante. Il giorno dopo che abbiamo votato il dissesto,
telefonai a Nicola Bonanno per dire adesso abbiamo un dovere enorme, perché abbiamo preso una decisione difficile, adesso abbiamo il dovere di dare una reazione ancora più piena di responsabilità. E non può essere l'azione che c'è stata, un'azione senza progetto, senza costrutto, senza mordente. Il fatto di dire non è stata colpa mia non era quello che noi volevamo. Noi volevamo dire non è stata colpa mia, ma io ho risolto il problema. E questo Nicola Bonanno non lo può dire, perché non ha risolto un solo problema per la città. Luigi, fai. No, non c'è un lacrimatoio qua. No, ma avevo ricordato che all'inizio tu sostenevi, diciamo, la candidatura di questo sindaco. Io dimenticavo, è stato Luca che lo mi pare che sia giusto che i cittadini, intanto l'ho già fatto in consiglio comunale, non ho difficoltà a farlo anche qui, anzi ne approfitto per chiedere scusa ai miei cittadini, perché da uomo maturo, 54 anni, e da medico soprattutto non sono riuscito a fare diagnosi per tempo. Devo dire che io sono candidato con Bonanno perché figlio di una storia fratricida all'interno del Partito Democratico, per essere sinceri, e non avere inficiamenti, giusto, perché la cosa importante è ammettere i propri errori, soprattutto per cercare di andare avanti. Ma il mio matrimonio politico con Bonanno vale il tempo di qualche giorno, perché da subito, appena mi sono reso conto che il suo problema principale era quello di votare il dissesto, non perché la città fosse una soluzione utile per la città, ma solo perché non potesse avere responsabilità sul progresso, ho cercato di convincere i tanti colleghi, Luca De Caro me ne è testimone, della non bontà di questa, tanto da diventare il più diciamo agguerrito consigliere contro il dissesto finanziario, perché sapevo cosa significava, mi rendevo conto in quale baratro col dissesto il sindaco Bonanno ci andava a consegnare, e su questo ci ritorniamo perché devo darti alcune notizie importanti in relazione anche alla commissione di liquidazione del dissesto. Sì. Ed è giusto che la città conosca appieno anche la situazione, certo, su questo versante. Quindi ritengo che il primo atto di non amore nei confronti di questa città da parte del sindaco Bonanno è stato quello della dichiarazione del dissesto, quando, la storia adesso ce ne dà conto e ragione, quando probabilmente approvando l'aumento dell'IRPEF e dell'IMU nell'ottobre del 2013 per quanto riguardava il 2012, oggi anche forse l'equilibrio del bilancio sarebbe stato un altro. Dico forse perché anche qui bisogna sgombrare il campo rispetto ad un'operazione scellerata sul riequilibrio dei tre anni, perché quando parlano e parliamo che il 2012 è l'unico degli anni ad essere, a non essere riequilibrato, parliamo rispetto alla considerazione di un documento farlocchio, pieno di bugie, dove quando, e sono certo che questo avverrà, i giudici amministrativi apriranno lo zoom delle telecamere per vedere esattamente i numeri, a mio avviso qualcuno piangerà, perché i numeri per intero di tutto il bilancio sono, e lo abbiamo dimostrato in ogni lingua, sono ampiamente falsi. Quindi siamo nella condizione di chi ha dimostrato di avere un'assoluta incapacità amministrativa, e questo gli fa più male, a me non me ne frega niente di Bonanno, devo essere sincero, questa falsa ipocrisia che gira in città sul mi dispiace, che a me non me ne frega nulla, e non mi dispiace, anzi mi dispiace che tanti colleghi non hanno votato il dissesto, certo, non hanno votato la delibera, la mozione di sfiducia 6 mesi fa, quando probabilmente avremmo accelerato oggi la sostituzione di una persona che non era degna del ruolo che ricopre. Questo tanto perché c'è un fallimento amministrativo, un fallimento politico, e il suo fallimento politico Luca si è ampiamente dilungato, e quindi i motivi sostanziali sono quelli: quando un tizio che ha una maggioranza bulgara di consiglieri comunali si riduce al lumicino, nonostante la maggior parte dei personaggi non fanno politica per ideali, ma probabilmente per interessi di società e di città diversi rispetto a quelli che sono quelli appunto dell'ideale di partito, sarebbe stato molto più semplice riuscire a coagulare, e questo invece non è avvenuto, quindi una responsabilità politica oltre che amministrativa. Quindi siamo di fronte al nulla,
l'errore è vero, io mi sento uno di quelli che ha maggiormente sbagliato, se per un periodo, per il periodo più piccolo, perché avrei dovuto rendermi conto subito che chi stava di fronte a noi, sin dal momento in cui è stata effettuata la nomina degli assessori, perché io sono stato testimone, Caropino di due, Caropino lo dice Giovanni, io mi sostituisco per motivi di malattia. Copyright non lo possiamo dire. Esatto. Io sono stato testimone di due fasi importanti che sono state quelle della nomina degli assessori, dove il signor il dottor Bonanno si sarebbe calato chi che sia, se riportavano a Giacomino, il nostro tanto amato e benemerito oramai concittadino acquisito, lui se lo sarebbe messo in giunta, perché glielo diceva Antonio Carullo, perché glielo diceva Franco Failla, o perché glielo diceva Angelo Lombardo, o perché glielo diceva Raffaele Lombardo, o perché glielo diceva Falcone. Quindi parliamo del nulla, quando con questa grande ipocrisia viene qui a dire che lui è quello che non è legato ai partiti, dimentica probabilmente che nei giorni prima della mozione della sfiducia, qualche settimana fa, si è seduto a tavola con i vertici dell'MPA, con Falcone, con Gibino, ci sono testimoni che possono raccontare queste fasi, facendosi passare come vittima di un sistema che in effetti è quello che lui stesso guida, e questa è un'ipocrisia. Io, Luigi Failla, non mi sono seduto con nessuno per decretare la mozione di sfiducia, ho guardato la mia coscienza, ho visto quello che lui ha combinato e ho agito di conseguenza, quindi rispondendo solo ed esclusivamente ai miei cittadini. Perché ho citato poc'anzi il dissesto? Perché prima di votare la mozione di sfiducia, assieme al vicepresidente della prima commissione, non è vero che faccio ricorso, scherzo ovviamente, giusto? Assieme al vicepresidente, all'avvocato Alfredo Scossarella, abbiamo incontrato i vertici della commissione del dissesto, di liquidazione del dissesto. Ebbene, questo lo dico perché, tanto per far capire all'ambiente che si proietta adesso a recarsi nelle tipografie per i facsimili ed i manifesti, affinché sappiano a che cosa si va incontro, perché se è vero intanto che anche il commissario, il migliore che verrà, non sarà in grado di equilibrare i tre anni passati, perché io me la vorrò vedere tutta, perché parliamo di consuntivi, riequilibrare anni dove mancano oltre in un contesto di bugie 6 milioni di euro, dai miei conti sono intorno a 12 milioni di euro. Comunque in questo contesto di bugie sono 6 milioni di euro del 2012, io sfido chiunque a riequilibrare questo bilancio, se non con interventi, con regalie, con lasciti, con invenzioni, insomma, di benefattori, mi pare molto molto complicato. Ma la cosa più grave, Pino, non è questa. La cosa più grave è che, avendo aderito l'ex sindaco Bonanno alla procedura semplificata del dissesto, cos'è la procedura semplificata del dissesto? Per quanto riguarda il dissesto c'erano due possibilità: o si andava ad acconti con i creditori, ipotizzando un futuribile saldo, ipotizzando ovviamente, oppure si deriva alla procedura semplificata, che prevedeva a chi aderisce alla procedura semplificata il pagamento immediato del 50%. Per questo motivo il Ministero dell'Interno e delle Finanze hanno dato la disponibilità ad un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per un massimo di 22 milioni di euro, dando quindi la possibilità, ecco perché i commissari non hanno venduto alcun edificio di proprietà del comune, perché avevano i soldi dati da questo mutuo che questa città dall'anno 21 comincerà a pagare, tra parentesi, e quindi dà la possibilità di dare questo 50%. Mi pare ovvio che a questa procedura semplificata aderiscono intanto i professionisti, gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, quelli che hanno un credito di 2.000 euro, di 10.000 euro, perché che vuoi, con i tempi che corrono, su 10.000 euro meglio averne 5.000 subito, pazienza. Ma mi pare anche ovvio che alla procedura semplificata non aderiscono chi avanzano milioni e milioni di euro, perché per esempio la banca che avanza 8 milioni di euro o che ha in massa passiva 8 milioni di euro si vedrebbe decurtato improvvisamente il 50% del proprio capitale, perdendo 4 milioni di euro. Sì. Se io fossi la banca aspetterei 3 anni, la fine della procedura, magari che ne recupero 6, 7, sempre meglio che la metà, mi pare ovvio, gli altri glieli do agli avvocati perché inseguono il debito. Ed è quello che accadrà a Caropino, perché la commissione della liquidazione ad oggi, e siamo già ad un anno di procedura,
ad un anno, ricordiamo che la procedura dura 3 anni e mezzo, la procedura della commissione di liquidazione sono 18 mesi nella prima fase e 24 mesi nella seconda fase. Ad oggi ha provveduto a liquidare soltanto, udite udite, come diceva qualche altro, 2 milioni di euro su una massa passiva di 50 milioni di euro. E sono convinto, anche se non l'hanno detto, che se riusciranno nel giro delle prossime 24 mesi a liquidare in tutto 10 milioni di euro su 50 milioni di euro, festeggeranno. Ma cosa accadrà? Cosa accadrà? Cosa accadrà? Accadrà che la parte dei debiti non pagati del dissesto fra 2 anni si ritroveranno immediatamente sul groppone di chi governerà questa città fra 2 anni. Significa che se Luigi Failla sarà il sindaco di questa città fra 2 anni, nel 2017 all'improvviso avrà da iscrivere nel proprio bilancio 40 milioni di euro di negatività, di passività. Ora, io quando poi quelli che hanno difeso la procedura del dissesto mi vengono a dire che hanno risanato i conti e che hanno determinato, hanno prolungato un'agonia di un ammalato. Cioè significa qui, anziché col predissesto poter accedere a una serie illimitata di finanziamenti e di aperture e soprattutto a poter governare la fase, quello che mi fa rabbia è questo, perché neanche un pizzico di democristianità in quest'uomo, quest'uomo ha avuto nella città patria della democrazia cristiana, perché con il predissesto, Pino, lui sarebbe stato il protagonista del pagamento dei debiti, nel senso che avrebbe potuto dire e decidere se dare i soldi a te o a me, quanto darteli, come darteli, in che tempo darteli. Quindi hai presente nelle mani di un bravo democristiano che cosa sarebbe significato questo? Mi pare ovvio, insomma, sarebbe diventato la locomotiva del... E invece, per non mettere le mani nell'acqua calda e prendersi le responsabilità, i cittadini votano il sindaco perché si assuma le responsabilità, se no non lo fa il sindaco. Il sindaco si fa per assumersi le responsabilità, come quando firmi un TSO. Quando firmi un TSO ti assumi una responsabilità giuridica, perché metti una persona, la consegni nelle mani degli psichiatri. È uguale, cambia poco, perché lì c'è la vita di una persona, qui c'è la vita dell'ente, la vita economica dell'ente. Siamo di fronte invece a chi non solo con il dissesto non ha sanato il problema economico, ma ha condannato questa città, ed è bene che voi lo sappiate, cittadini, questa città per i prossimi 15 anni è una città dissestata. A me dispiace, perché io sono innamorato della mia città, è una città dissestata, è soltanto un'operazione che porterà ad essere, come dire, a mettere in campo una squadra di persone che capirà che per i prossimi 5 anni non dovrà beccare una lira di stipendio per poter fare. No, certo, Pino, non è così. Certo. Ti assicuro che le logiche che ci sono in giro non sono queste. Ma sai, non sono queste. Bisogna entrarci. Ci entrino, perché lo capisco. Vabbè, perché lo capisco, perché lontane. Non ci vuole poi, niente a commettere. Poi vedremo. Non poi ci vuole vedremo. Niente a commettere altri errori. Poi vedremo. Siamo poi di vedremo. Fronte realmente. Adesso io, per concludere, il giorno dopo la votazione della mozione di sfiducia, devo dirvi la verità, io sono stato male. Male psicologicamente, ovviamente. Certo. Mia moglie mi ha, come dire, testimone, insomma, del fatto che mi sono sentito scombussolato, perché non avrei mai pensato di partecipare al momento peggiore della, certo, vita della mia comunità. Io tanto tempo faccio politica. C'è il nuovismo, eccetera, eccetera. Sono convinto che questa non è fase del nuovismo. Qui ci vogliono persone che abbiano attributi seri e la capacità di assumersi responsabilità. Ma partecipare in negativo alla vita della mia comunità è stata l'esperienza più brutta ad oggi che io ho vissuto in politica. È stato veramente il momento peggiore, ma non per pena nei confronti del sindaco, come tanti hanno. Assolutamente. Io sono solo contento che abbiamo voltato pagina. Dovevamo farlo prima. Il tempo era maturo per questo, e meno male che perlomeno siamo riusciti a coagulare, perché immaginiamoci altri 2 anni di questo purgatorio, avremmo soltanto allungato il brodo. L'unico che ne è uscito un po' più indenne, ma si è fatto meno male. Si è fatto meno male, perché è soltanto da 2 mesi che è consigliere comunale, credo. Il buon Mario Polizzi, che ha pigliato così
il buon Fortunato Parisi gli ha lasciato così la sua poltrona di consigliere comunale. La patata bollente gli ha lasciato. Ce la siamo detti questa cosa. Sì, ce la siamo detti, in effetti. Però Mario Polizzi, diciamo, ha di suo, anche in questo contesto, perché è stato assessore dell'ultimo quinquennio che è stato dissestato, diciamo, ecco, quindi diciamo protagonista del dissesto. Allora, questa non te l'aspettavi? Allora, no, assolutamente questa no, non me l'aspettavo. In ogni caso, uno che si pone da questa parte chiaramente si può aspettare qualsiasi cosa. Ma anzi, e questo ti mette nella condizione, certo, ti mette nella condizione però di poter, col ruolo di protagonista in questo momento, di aver votato la mozione di sfiducia e di trovare motivazione anche retroattiva. Infatti parto da ci sono stati tanti spunti di riflessione. Ci credo, io la prima intanto quello è il fatto che io è da 3 mesi che sono consigliere comunale. È vero che, vista l'esperienza precedente, consigliere prima, assessore della giunta Pignataro dopo, tra le altre cose tirati più volte in ballo anche nelle motivazioni del dissesto, è chiaro che noi non abbiamo mai smesso di fare politica. Abbiamo smesso per un periodo di tempo, ho smesso per un periodo di tempo di fare politica attiva. Poi il buon Fortunato Parisi 3 mesi fa ha deciso, deciso di mettersi, non so se mi ha fatto un regalo, comunque in ogni caso, come quel calciatore che gli ultimi 10 minuti viene chiamato per entrare in campo e fa il gol. E uno si pone il problema, inizia a chiedersi ma perché l'allenatore non mi ha fatto entrare prima, perché non ha fatto resistere quello fino alla fine, però comunque entra e fa la propria parte. Bene, io sono entrato in campo e penso di aver fatto la mia parte. Gli spunti di riflessione, chiaramente noi siamo trovati qua, sono con due miei, è stato casuale, Mario, sì. Vorrei che fosse chiaro per voi e per gli astanti, non è stato programmata questa, pensavo di fare dei segmenti diversi, diciamo, ecco, casuale. Luca, Luigi, avevo dimenticato che tu eri sostenitore della prima ora. Magari proprio in questa casualità ci sono contributi diversi e spunti, infatti, di riflessione diversi, con percorsi completamente diversi. E chiaramente vedo che le posizioni di Luigi, ma di Luca, sono completamente diversi anche appunto per il ruolo che loro hanno avuto a sostegno del sindaco Bonanno. Luigi prima ha maturato il pensiero e l'opportunità di mollare il sostegno a Bonanno, Luca qualche tempo dopo. Io mi sono interrogato sinceramente sulla mozione di sfiducia perché dopo 3 mesi mi sono chiesto in maniera responsabile, perché amministrare significa essere prima di tutto responsabili, mi sono chiesto, dico, ma sto facendo il partigiano oppure no? Cioè io in questi 3 anni ho fatto il cittadino della città e chiaramente ho visto che è una città che non funziona, lo vedo, si vede oggettivamente, ma non solo, anche credo che chi faccia politica, l'ho detto più volte, non voglio essere ripetitivo, ma credo che sia una dote fondamentale, è la capacità di ascolto. E il disagio nella città credo che sia evidente, l'abbiamo ascoltato tutti, no? E io credo che il male originario dell'amministrazione Bonanno non è appunto il dissesto, Luigi, quello è l'azione politica che deve stare. È giusto questo. Il male principale dell'azione Bonanno è stata quella di non avere la capacità di ascoltare e quindi poi di amministrare la cosa pubblica, ma proprio l'incapacità di ascolto e determinati pregiudizi, cioè annientare l'amministrazione precedente, annientare una classe politica precedente, secondo me sono quelle cose che l'hanno fatta agire praticamente di pancia, caro Luca, è quello che io penso, e praticamente non ha permesso di avere quel contatto fondamentale che avrebbe dovuto avere con la nostra comunità, che probabilmente l'avrebbe fatto maturare idee diverse. Infatti il risultato di questa incapacità di ascolto sono le 3 giunte che ci sono state, di cui tantissimi assessori e dimissionari, ma non solo, come dicevo io, in questi 3 mesi cosa ho valutato, non solo oggettivamente la mozione di sfiducia, ma mi sono venuti d'aiuto tutti questi colleghi consiglieri che l'hanno sostenuto per tanto tempo e che hanno motivato il motivo perché non hanno dato più il sostegno a Bonanno e alla sua giunta. L'avete motivato tutti, così come l'avete motivato stasera, e questo per me è stata... Perché mi sono posto il problema se ero partigiano o no, se io ero
comunque condizionato da quella che era la mia esperienza precedente. Invece io posso dire che oggettivamente la mozione di sfiducia a Buonanno andava data e abbiamo fatto bene a darla, hanno fatto bene loro a sostenerla e facciamo bene a ripetere che non è una mozione di sfiducia di una parte, ma una mozione di sfiducia che ha coinvolto 20 consiglieri comunali. Un plauso particolare va ai 16 che l'hanno comunque sottoscritta per primi, certo. Questo ci tengo a, di cui noi tre siamo fra questi, questo ci tengo ad evidenziarlo, ma poi tutti e 20 nello stesso modo ci siamo assunti la responsabilità nei confronti della città, quindi i 20 consiglieri che abbiamo votato la mozione di sfiducia come atto di responsabilità e come amore per la nostra comunità. La mozione di sfiducia a Buonanno è una questione oggettiva, non è soggettiva, per cui tutte queste solidarietà delle cose non servono a niente. Cioè noi abbiamo semplicemente sfiduciato una persona che secondo noi non è stata in grado di amministrare la comunità. In questo momento che manca è quella della città, certo. Come ridotta. Esattamente. Noi, noi a me piace portare qualche esempio. Dico, non è che abbiamo, noi abbiamo sfiduciato un allenatore che aveva promesso di vincere lo scudetto e non è che l'abbiamo sfiduciato perché era al secondo posto nel campionato, ma perché eravamo in zona retrocessione. Quindi prima di arrivare in Serie B abbiamo ritenuto opportuno sfiduciarlo e affidare ad altri la gestione della comunità attraverso un passaggio che è quello del commissariamento. Attenzione, vorrei ricordare anche gli ultimi fatti che ci sono stati nell'ultimo periodo, fra cui anche la votazione del bilancio. Noi, ed è la mozione di sfiducia, l'abbiamo decisa immediatamente dopo il bilancio. Noi è stato presentato un bilancio riequilibrato o non riequilibrato, dove c'è stato il parere, già c'era stato un parere negativo da parte del Ministero prima, ma i revisori dei conti hanno, detto un parere, hanno dato parere sfavorevole anche nell'ultima proposta. Ma se ricordate la dichiarazione del sindaco in sede di Consiglio Comunale nelle argomentazioni a difesa del suo ruolo e quindi contro la mozione di sfiducia, ha detto che secondo lui il bilancio era riequilibrato e la stessa cosa l'ha detto l'assessore De Pasquale quando ha fatto l'intervento a sostegno del sindaco. Cioè voglio dire, noi ci ritroviamo di fronte a una condizione di... Io l'ho detto una volta a sto termine, purtroppo ne vorrei usare un altro, ma non me ne viene un altro, di dissociazione fra quella che è la realtà e quello che pensa. Cioè, voglio dire, noi ci troviamo di fronte a una persona che pensa una cosa, ma di fatto la condizione reale, la condizione oggettiva è esattamente un'altra. E allora bisogna dire basta, ed è quello che abbiamo detto. Gli ultimi fatti quali sono? Che anche le forze politiche che lo sostengono, quelle che lo sostenevano, con le ultime dichiarazioni, voglio dire, i due fra i più autorevoli, i più importanti consiglieri del nuovo centrodestra si sono astenuti alla mozione di sfiducia del bilancio. Si sono astenuti al bilancio, sì, scusa. Cioè, voglio dire, che sono il capogruppo, quindi chiaramente il capogruppo già come tale assume una posizione, dovrebbe assumere una posizione di sintesi dell'intero gruppo, in ogni caso si astiene, e poi anche il consigliere Tasca, perché io ritengo che tutti coloro che fanno un cambio in corso d'opera, voglio dire, così come sono i consiglieri qua, sono quelli che fanno le scelte più mature, perché magari all'inizio puoi essere presa dalla foga e il desiderio di cambiare la città, come è stato nel tuo caso, caro Luca, e poi dici ti radeti, no? Così come Tasca probabilmente prima ha partecipato a un progetto politico che magari c'era l'entusiasmo del momento, nel momento in cui matura in corso d'opera una scelta diversa, io credo che sono delle scelte chiaramente importanti, ponderate, sagge, e loro si sono astenuti. Quindi già questo era il primo segnale di malessere, che anche le forze che lo sostengono non accettavano più, non condividevano più l'azione governativa di Buonanno. Ma anche il comunicato stampa che ha fatto il nuovo centrodestra alla fine, prima della mozione di sfiducia. Cioè, il nuovo centrodestra prima della mozione di sfiducia, vorrei ricordarlo, ma tutti lo sappiamo, poi più volte è stato ripreso anche da questa emittente, loro hanno lanciato un grido d'allarme dove hanno detto a tutti i moderati di destra e a Forza Italia in modo particolare, uniamoci. Quindi questo significa che l'azione politica amministrativa del momento non andava bene. Poi hanno aggiunto, azzeriamo tutto, quindi significa non funziona niente e rifacciamo una nuova giunta. Allora, questo in italiano per me significa che cosa? O intanto un dato di fatto che quello che c'è non funziona, certo. La seconda cosa, stanno sfiduciando di fatto il sindaco. Terza cosa, quando dicono azzerare,
come direbbe buon Giovanni Garofalo, che più abbiamo citato, ma a mia che mi tocca questa discussione, giusto? Perché potrebbe essere anche intesa in questo modo. Quindi dico, già nei fatti Bonanno era stato sfiduciato dalla sua, anche se minima, maggioranza. Voglio dire, è nostro dovere ridare speranza alla città. E purtroppo questa speranza alla città passa attraverso un periodo duro, che non poteva essere diversamente, cioè era un periodo duro quello che abbiamo, ed è un periodo in cui dobbiamo mettere le cose a posto preparandoci a nuove elezioni. Luigi, vero quello che dici tu? Chi amministrerà dopo avrà una situazione terribile, ma è chiaro che la situazione terribile la dobbiamo affrontare tutti, ma tutti in maniera onesta, cioè, perché il nostro obiettivo è quello di dire le cose come stanno e come intendiamo affrontare le situazioni che ci aspettano di qua in avanti. E io penso che coloro che hanno capacità di ascolto e intendono la politica con spirito di servizio, non avremmo, penso, nessuno di noi difficoltà ad affrontare le sfide che ci aspettano. Grazie, io non ho niente da aggiungere. Se mi consentite, però, sapete che queste sono fasi registrate, no? Anche con i vostri colleghi le sere scorse. E nella messa in onda mi arrivano degli sms che, se mi consentite, anche per gratificare chi ci ascolta e partecipare allo stesso. Ci scriveva venerdì scorso un telespettatore: la manutenzione delle strade di Caltagirone è stata aggiudicata a una ditta di Messina, a proposito di queste buche che vengono sistemate. A tale ditta il Comune ha ordinato di iniziare i lavori immediatamente, e ciò a decorrere dalla data di consegna. Visto che la ditta non iniziava i lavori, dopo una settimana è stata emessa una diffida. Considerato che sono trascorsi più di 15 giorni dalla diffida, la ditta non iniziava, e allora si è reso necessario un intervento sostitutivo per le emergenze con una ditta locale. Pertanto non risulta vero quanto detto circa il fatto che alla ditta messinese fosse stato revocato l'incarico. Visto il ritardo, si sta valutando l'ipotesi di revocare in autotutela il bando. È inusuale vedere un ex sindaco, oggi cittadino come tutti gli altri, farsi fotografare durante l'esecuzione dei lavori iniziati dopo la sua decadenza. Non l'aveva capito. Non si strumentalizzino gli operai, o forse Bonanno ancora non ha capito di non essere più il sindaco di Caltagirone. Vabbè, mi è costato una ruota con carro attrezzi. Come? Mi è costato una ruota col carro attrezzi. Pure una buca. Sì, sì. Visti i risultati, non solo non è un politico e non lo potrà mai essere, ma non è neanche un buon contabile, preso atto che non è riuscito a collezionare uno straccio di bilancio con l'altro scienziato di Ragioniere Generale. Non so chi sia. D'accordissimo, un Einstein, d'accordissimo con quanto lei ha detto introducendo la trasmissione. Parlavo dell'inopportunità di tutti questi selfie con gli operai che stanno procedendo, le maestranze che stanno procedendo alla copertura delle buche o i giardinieri. Anche il selfie dell'NCD non è stato da me, non lo so. D'accordissimo con quanto lei ha detto introducendo la trasmissione, però io sgraverei giardinieri e operai dalla responsabilità di interrompere il lavoro per fare la foto. Anche questa è da addebitarsi esclusivamente all'ex signor sindaco, che proprio perché ex non ne ha diritto. Vabbè, voglio dire, siccome c'è stata un'animata discussione anche su questo buonismo oggi, no, questo distinguo tra la persona, il sindaco, io vorrei che fosse chiaro, e su questo concordiamo, mi pare, certo, tre, non ci siamo d'accordo. Questo personaggio ha arrecato danno. Se fosse una persona fisica, la città di Caltagirone accuserebbe dolori e forse già sarebbe sul lettino operatorio a farsi operare in chirurgia. Siccome
Per fortuna di qualcuno la città non parla, non si lamenta. E mancano gli anestesisti. E mancano gli anestesisti. E quindi, ma effettivamente, guardate che questo buonismo, ecco, dovete leggerlo per il danno che è stato prodotto al corpo della città. La città è mortificata, è dolente, è sanguinante. E quindi al medico che ha fatto questo cattivo intervento, parlando di chirurgia, ma è chiaro che praticamente uno non dirà mai il chirurgo ha sbagliato, però è un buon cristiano. Ha sbagliato e va deferito agli organi professionali, va deferito alla città, va deferito a chiunque. Non lo può salvare nessuno, perché ha messo mano a una città, a un paziente, e lo ha ridotto moribondo. Quel medico è da enuclearlo e da portarlo fuori dall'ordine dei medici. Mi è venuta questa cosa, no? Guardando di davanti, poi tu non ci azzecchi niente. Non sei stato felicissimo. Mi è venuta così. Però, però l'esempio è calzante. L'esempio è questo. Aggiungendo, per cui che sentire, un risarcimento, sentire questi... Anche un risarcimento. Ora ci vorrebbe un risarcimento. Ma io tempo fa parlai di una class action nei confronti del sindaco. Tra l'altro questo ha percepito uno stipendio. Come no? e tutti gli assessori. Come no? 3.800. Perché? E voglio dire, una class action per far pagare a questi. Per tornare al discorso, non so da chi è stato accennato. È chiaro che la situazione economica della nostra città è quella che è. La sensibilità non l'hanno avuto gli ex assessori o il sindaco, né di ridursi, né tantomeno in un momento così grave di azzerarsi i propri emolumenti. È chiaro che chi si approccerà, chi si proporrà, nel primo punto del programma elettorale deve mettere in buona evidenza che soldi, rimborsi, se non le spese correnti naturalmente, per l'indennità di sindaco, di assessore, non ce ne potranno essere. E sarà giusto che chi aspira o chi si propone tenga come primo punto quello di rinunciare. Sbaglio su questo, ma deve essere così. Ma credo che sia un momento di emergenza. L'ho detto a chiare lettere, mi pare. Ma chiarissimo, lo condivido. Sindaci, assessori, chi si propone. Ma è chiaro che per i prossimi 5 anni non c'è niente, non ce ne esce niente, come si suol dire. Bisogna dare e dimostrare nei fatti l'amore per la città. Questo è il sacrificio che chiediamo. Questo non l'hanno fatto prima, nel momento più critico, ma oggi si impone. Oggi si impone. Scusate, Luca, la replica e chiudiamo. Su questo era parli con l'unico consigliere, almeno che ufficialmente l'ha ritirato. Non è... Io credo che anche il consiglio comunale debba prendersi delle proprie responsabilità. Se non risistemi, Luca, mi fai cosa gradito. Tu qualche esperienza microfonica ce l'hai pure. Pinci, anche se il gettone è il più basso d'Italia. Vabbè, il consigliere comunale. Per il consiglio comunale. Pigliavate quanto? 200 euro al mese forse, no? Che scherzi. No, 20 passerà. Euro lordi a seduta. Ma, quindi, voi vabbè, 200 euro. In un momento quindi, importante. 4 sedute consiliari al mese. 100 euro forse... La questione è che in questo momento vabbè, tutta la città dire, si simbolicamente deve vale la pena di fare. Tutta la città si deve stringere, chi si prende avanti si propone per del senso di responsabilità deve partecipare. La cosa che comunque vorrei che fosse chiara è che quello che è stato la decisione presa, la necessità di cambiare pagina, non è per ciò che è stato fatto. Perché non è stato fatto fondamentalmente niente. È proprio per questo, è per proprio la mancanza di azione, la mancanza di visione, la mancanza di progettazione, il camminare a vista senza avere una direzione chiara. E questo purtroppo per il momento storico che vivevamo è stato insopportabile ed è insopportabile. Certo. Si imponeva questo. Chiunque si vuole cambiare deve sapere che dovrà dare non il 100%, ma il 200%, perché la situazione è già grave. E l'errore, ha detto bene Luigi, cioè al moribondo dovevamo dargli la giusta medicina, certo. E invece il medico purtroppo non è stato all'altezza. Ora occorre rimboccarsi le maniche e cercare di sapere che ci saranno un periodo tosto e che tutta la città, anche se spero, dai sentori che sento, sembra che la città non abbia imparato tanto, perché devo dirti però una cosa, che una delle sensazioni più strane che è stata il giorno dopo la mozione di sfiducia.
quando camminavi per la città e ti pensavi di trovare una sensazione di tutti ci chiedevano, vabbè, adesso che succederà? Ma prima di farti la domanda adesso che succederà, quasi la totalità delle persone che ho incontrato era, vabbè, bisognava farlo, adesso dobbiamo andare avanti, adesso, cioè, come se davvero era una cosa aspettata. A me dispiace dal punto di vista personale, io non è falso buonismo, è il rispetto dell'essere umano che uno ha, poi le scelte politiche saranno quelle, la città premierà o non premierà le scelte fatte. Adesso dobbiamo davvero... Queste scelte politiche, Luca, scusa se io metto ancora il coltello nella ferita, queste scelte politiche però hanno portato la città a questo d'essere. E non è una scelta politica. La scelta politica ha determinato uno scoramento della città. L'errore sarebbe non migliorare, non capire dall'errore fatto e non capire cosa dovevamo fare. Cioè la città praticamente siamo senza risorse. Cioè c'è una città allo sbando, ci sono i dipendenti comunali che non prendono stipendio e continueranno a non prenderlo, chiaro o no? Questo, ci sono le fasce più deboli che sono quelle che prima di tutto vanno tutelate. Una bugia quella detta il giorno della mozione, qualcuno in piazza cercava di caricare le persone che vivono di quel poco che i servizi sociali riescono a dare al comune di Caltagirone. Ora vedrete, se passa la mozione di sfiducia, poi il commissario vi taglia prima di tutto. Non è vero, il commissario, queste qui, le fasce deboli, sono i primi che vengono tutelati. Anche questo, ma questo punto... è normale in una città civile. Per chi diceva queste cose, cercando di fare breccia sulle persone meno tutelate dal punto di vista economico, lo faceva per tornaconto personale, per aizzare questa povera gente contro i consiglieri che volevano votare la mozione di sfiducia. Non è vero. Il commissario che arriverà, questa fascia, quella del terzo settore, quelli dei meno abbienti, quelli che hanno più bisogno, non saranno toccate, quelle saranno tutelate, prima di tutto. Poi agli altri saranno chiesti, ahimè, sacrifici. Però quella fascia, quelli dell'assegno di servizio, saranno quelli tutelati. A un cristiano che piglia 200-300 euro al mese, che cosa gli devi levare? O no? Giusto o no su questo, Mario? Sì, tu hai esperienza di assessore. No, giusto. Perché, hai toccato un tasto dalle altre cose. Ma questa è la cosa più importante. Invece il pomeriggio del 21 in piazza c'era qualche dipendente comunale della segreteria del sindaco che faceva proseliti per cercare di portare gente su in consiglio a sostenere queste tesi per creare scompiglio. Questa è la realtà. Nefandezza e vergogna. Vergogna, giocando sulla disperazione delle persone. A giocare con la paura. È successo anche di peggio. Se questa è la classe... È successo di peggio, lo sappiamo, Luigi. Ma attiene... alla procura, speriamo. Alla procura, speriamo. Della Repubblica. Queste però cose meschine, coi 3 euro o i 5 euro viene in consiglio comunale a sostenere. Vergogna. Chiunque specula sui bisogni della gente, chiaramente. Andiamo a chiudere, Mario e Luigi, poi per chiudere. No, velocemente, dico, sì. Chiunque specula sui bisogni della gente. Così è successo. Chiaramente. Così è successo negativa. Il giorno. Hai toccato un tasto. Il giorno 21, il pomeriggio, in piazza, aizzando la gente che aveva. Che vive delle 200-300 euro. Chiedendogli di partecipare alla seduta consigliare. Sì. Per creare disordini. Sì. Tristissimo. Chiarissimo. Tristissimo. Vergogna. Triste, sì, vergogna. Triste l'obiettivo, ancora peggio le argomentazioni che tiravano in ballo. Per che trovavano assenso. Il povera gente, tutto sommato, si rivolgevano poi al consigliere Tizio o Caio per dirgli: poi vengo in casa tua a pigliare i miei soldi. Non so se è chiaro, certo, perché credo che protagonisti, qualcuno di voi o i vostri colleghi sono stati. Quando ci sono condizioni di disagio è chiaro. È chiaro che hai toccato un altro tasto, poi chiudo chiaramente, perché che è quello che ha fatto questa amministrazione comunale anche nei confronti dei servizi sociali, con degli atteggiamenti, quale per esempio la chiusura dell'ufficio di cittadinanza. Vergogna quella cosa. Che ci sono delle cose che hanno un effetto anche simbolico, che non è secondario. Certo. In piazza, con le vetrate, cioè un luogo aperto. Aperto.
un luogo di inclusione, dignitoso. Un luogo di inclusione, non le porte di ferro. E in ogni caso c'era l'altro polo che era là, certo, sotto, in modo che venivano garantiti in ogni caso i cittadini di tutta la città. Dico, la chiusura comunque simbolicamente, poi nella sostanza chiaramente ancora peggio, simbolicamente chiaramente è stato uno degli affetti più devastanti a mio avviso di questa amministrazione, che la testimonianza di questa amministrazione non ha avuto non la progettualità a lungo termine, non ha avuto neanche la capacità di una programmazione che è la programmazione ordinaria. Gli assessori che si sono succeduti e che hanno fatto questa rotazione gestivano in maniera straordinaria anche l'ordinario, che è una di quelle cose che praticamente ha fatto implodere chiaramente l'amministrazione. Certo. Io devo aggiungere un'altra cosa, perché tu hai fatto riferimento anche alla mia esperienza come precedente amministratore di questa città. Dobbiamo dire che in un momento difficile ci vogliono scelte difficili, ma anche persone in grado di gestire le situazioni difficili. Dico questo perché quando le cose vanno bene, quando ci sono i soldi, quando ci sono le risorse, tutti possiamo essere in grado di fare l'amministrazione comunale. Noi abbiamo vissuto, ora mi trovo in una situazione, credetemi, un pochino delicata, perché non vorrei ritornarci, però noi abbiamo vissuto che gli ultimi anni della nostra amministrazione, l'ultimo quinquennio in modo particolare, già c'erano radicali tagli che erano dettati dal fatto che i trasferimenti diminuivano, che le scelte dei governi regionali e nazionali sono state di un certo tipo, che il governo Monti, che era un governo tecnico, che poi è stato sposato dall'intero Parlamento a questo tecnicismo, da quasi l'intero Parlamento a questo tecnicismo, chiaramente gli enti locali sono quelli che subiscono più di tutti, certo. È giusto? Abbiamo votato tutti un ordine del giorno dell'ANCI che dimostrano le difficoltà che ci sono. Ma è chiaro che di fronte a situazioni difficili ci vogliono persone in grado di affrontarle le situazioni. E il modo come si affrontano? Chiaramente con coinvolgimento, con atti di umiltà, tirando in ballo le risorse migliori, avendo la capacità di ascolto, una capacità progettuale, la capacità di attingere finanziamenti fuori. Vogliamo dire tutte quelle cose che si dicono, ma poi lavorando ci si possono anche ottenere. Io sto pensando ai giunti sulla circonvallazione. Ma sai cosa sono ritardati? L'attuazione è ritardata per 190 euro, ho saputo, perché mancavano 190 euro. Non lo so, io so solo che c'è il decreto di finanziamento. Perfetto. E questo l'ho rivendicato anche con e non è stato attuato orgoglio, l'appalto non è stato attuato per 190 euro, non lo so, ma so che ci sono i soldi, perché noi avevamo rimodulato, certo, un mutuo di 920.000 euro, dovevamo fatto tre azioni, e in queste tre azioni che c'erano c'era il cofinanziamento per i giunti tecnici, cosa che questo ho verificato ora in questi tre mesi di consigliatura. Hai fatto bene a citarlo. Cioè, purtroppo quella che doveva essere. Ho saputo, sta buttata, mi è stata detta. Perché per 190 soldi, euro ancora non sono finanziamenti. C'è tutto praticamente pronto. Per 190 euro, Luca. Ma forse saranno gli importi per pubblicare la gara. Bravissimo. Mancavano i 190 euro. Ridete? Io no. In altri tempi questo problema si risolveva. L'ho citato apposta. Che non voglio dire quali erano i sistemi, perché l'obiettivo era prioritario a tutto. Comunque lasciamo. 190 euro. I giunti sulla circonvallazione non sono riparati con i soldi già fermi, perché mancavano i 190 euro per la pubblicazione. Tu hai chiuso. Luigi. A proposito del dottore, cerca di salvarti, chirurgo. Voglio chiudere. Mi piace chiudere con due auspici. Il primo, che la sorte, e sottolineo la sorte, perché che la sorte ci consegni un commissario che abbia la capacità di amministrare per quest'anno, svolgere questo compito così delicato ed importante. Dico la sorte perché la mia paura è che questo commissario possa essere, per esempio, il commissario nominato dall'onorevole Tizio Caio di turno, palermitano, e che non abbia e che abbia a cuore una parte e non la città. Io spero e prego il Signore che questo non avvenga e che possiamo avere un commissario. Io non abbiamo soltanto un'unica esperienza in questa città, che è il commissario Valenti, se vi ricordate, dopo Loreto. Io non me lo ricordo. Loreto. Io mi ricordo Valenti storicamente. Dopo la Foti, che era un signor professionista, e che comunque non abbandonò, certamente aiutò la città in quel periodo di traghettamento. E la seconda è un patto che vorrei stringere con i miei cittadini.
è quello di non vedere, di non voler vedere nessun non caltagironese a discutere dei problemi di questa città. La mia felicità sarà quella, se dovesse verificare, di vedere affrontati e risolvere i problemi della società dai caltagironesi. Non vi fate abbindolare da chi abita un metro fuori da questa città, perché purtroppo in questa insalata la grande responsabilità è determinata da efferenze, da gente che dall'esterno, da non dentro Caltagirone, ci ha consegnato a buon anno, ci ha consegnato questo disastro. Vabbè, ma per chiudere, non vorrei non mi succutare con ma tu hai buoni uffici col presidente della regione, quindi. Ma non è vero per niente, io ho interrotto i miei uffici, ma ti dico anche quando. Guarda, ti dico quando. Ma cosa ho detto? Allora, a questo punto mi dai una battuta, dai. Due secondi, te lo dico. Allora, battuta, sappi una cosa importante. Io ero, è vero. Ma dai, è vero, no, ma io ti dico perché non ho più un rapporto personale. Non sono personali, non li ho mai avuti, anche perché politici, personali è un altro discorso. Ho interrotto i miei rapporti politici, e beh, questo tu l'hai detto. Ma ho interrotto i miei rapporti politici quando venuto a conoscenza del fatto che voleva venire ad incontrare poco tempo fa, 6-8 mesi fa, la giunta calatina all'indomani della seconda bocciatura del bilancio, ho avuto mi sono sentito motivato per andarlo ad incontrare assieme ad un altro politico calatino di Caltagirone, scusami, di Caltagirone, del quale per correttezza non faccio nome e cognome. Ma io che cosa? Prego? Un altro politico di Caltagirone, di Caltagirone, del quale non faccio né nome né cognome, perché non ne sono autorizzato, l'ho incontrato per farlo desistere da questa visita al comune di Caltagirone, ritenendola assolutamente inopportuna in questo momento. Quando venne ospite del vescovo. Esattamente. E le sue uniche parole sono state relative al fatto che a trattare con superficialità la situazione economica del nostro comune ed una particolare attenzione all'aspetto fisico del nostro sindaco. E ti ho detto tutto. Vabbè, non voleva essere assolutamente una battuta. Ti ho detto una perché battuta, non ho più avuto rapporti politici con il presidente Crocetta. Una battuta. Va bene, avremo occasione, speriamo non sparite ora per un anno e più. No, ci vediamo, diciamo. Se non stai male, se stai... Non sono inquadrato, va bene. Va bene, grazie a Luigi Failla, grazie a Luca De Caro, grazie a Mario Polizzi. Grazie. In bocca al lupo, buon lavoro. Resterete sempre sulla scena comunque, quindi se ci sono le opportunità o cose fatemi sapere, o le occasioni fateci sapere, siamo sempre qui, queste poltrone vi aspetto. Non so, sono comode queste sedie? Dopo un po' di tempo si iniziano a sentire. Grazie, passiamo alla pausa pubblicitaria, dopo subito che continuiamo con un leader della stagione appunto di 3 anni fa della politica. Particolarmente sarà presente Ciccio Francesco Lirrosi, quindi poi avremo un segmento un po' più leggero tenuto da Nancy Sainbene e poi la chiusura sarà affidata a me. Si sta aprendo il mese di maggio dedicato alla Madonna di Cona d'Ombra. Ci vediamo subito dopo.